Ok, allora problema su filo rettilineo immerso in un campo magnetico uniforme. Allora abbiamo un problema che ci chiede di calcolare il modulo della forza che agisce su un filo di 60 cm di lunghezza percorso da una corrente di 2 A immerso in un campo magnetico uniforme di modulo 0,9 Tesla. Questi sono i dati che abbiamo a disposizione. Se guardiamo lo schema, vediamo il filo rappresentato in verde. Io ho fatto la parte tratteggiata fuori dal campo magnetico perché tanto non mi interessa. E ho indicato, si vede pochissimo, si vede molto poco, con qui c'è la I, la corrente I, e qui sotto è nascosto il verso della corrente. Quindi il filo praticamente viene percorso da una corrente in questa maniera. Vedete, la corrente scorre così. Eccola qua. Dopodiché ho rappresentato il campo magnetico in generale con le linee di campo, in particolare ho rappresentato il vettore campo magnetico in nero, presente prendendo questo punto del filo, ho preso un punto qualsiasi e ho rappresentato in nero il vettore campo magnetico. Per poter determinare la forza utilizzeremo la regola della mano destra e lo facciamo subito. Allora, intanto, come potete vedere, io che cosa ho fatto? Il vettore che agisce sul filo, il vettore campo magnetico che agisce sul filo, in realtà è questo rosso, che sarebbe la componente perpendicolare del campo magnetico. Ma il campo magnetico, se io lo devo disegnare in questo punto del filo, io lo disegno con questo vettore nero. Quindi questo è il mio campo magnetico, il vettore campo magnetico, il cui modulo vale 0,9 Tesla. Poi che faccio? Traccio le perpendicolari al filo, traccio la parallela al filo, scompongo il vettore B, quello nero, in questo vettore e questo vettore. Questo è il vettore che a me interessa. Questo sarebbe il vettore componente perpendicolare del campo magnetico. Quindi questo filo è percorso dalla corrente I, pollice, sottoposto al vettore campo magnetico, indice. Per la regola della mano destra, il filo è come se fosse spinto dentro la lavagna, il medio. Qua pollice, indice, quindi il filo è spinto dentro la lavagna. Se volete rappresentare il vettore forza, avendo detto che la forza è entrante nel piano della lavagna, come lo devo rappresentare? Con una croce. Se io voglio rappresentare quindi il vettore forza, scegliamo un colore, diciamo che noi rappresentiamo la forza con il blu, quindi la forza agirà su questo punto, guardate, facciamo così, c'è una bella croce e scriviamo F, eccola qua. Quindi sto praticamente dicendo che il vettore forza va dentro la lavagna, questo filo è inclinato, cioè forma un angolo alfa con le linee di campo di 45 gradi. Vogliamo calcolare il modulo di questa forza F, questo è l'obiettivo. La formula che ci permette di calcolare questo modulo è F uguale a quella che tutti conoscono come Bill, perché è facile da ricordare. In particolare, diciamo questa cosa in questo programma, B perpendicolare, cioè la componente perpendicolare del campo magnetico, la componente perpendicolare del campo magnetico, per I, per L. Allora, I ed L sono quelle, la corrente che attraversa il filo, la lunghezza del filo, la B perpendicolare, io me la devo calcolare, perché io non la conosco. Quindi devo determinare questa componente perpendicolare. Se io guardo di nuovo il disegno, guardo di nuovo lo schema, ragiono e dico, ok, quest'angolo è di 45 gradi,
Quindi quest'altro angolo è di 45 gradi. Il disegno non è fatto stupendamente, ma se questo è di 45 gradi, praticamente questo di fronte a noi è un quadrato. Fondamentalmente è un quadrato di cui B rappresenta la diagonale, B perpendicolare rappresenta un lato. Praticamente sto dicendo che conosco del mio quadrato la diagonale, devo calcolare il lato. Il lato sarà la diagonale diviso radice di 2. La diagonale, parliamo in termini di geometria, è uguale al lato diviso la radice di 2. Quindi 0.9 tesla diviso 1,41, che sarebbe la radice di 2. Ho trovato il valore del modulo della componente perpendicolare, 0,64 tesla. Perfetto. Posso fare i miei calcoletti. 0,64 tesla sarebbe newton fratto ampere per metri, per 2 ampere, per 0,6 metri. Risultato 0,76. Quindi il filo è sottoposto ad una forza di modulo 0,76, direzione e verso, regola della mano destra.